Ciao ragazzi, oggi facciamo una tecnica di difesa personale molto molto importante. Quando qualcuno ci arriva da dietro, ci gira per poterci colpire. Quindi in questo caso quando abbiamo qualcuno da dietro che ci ruota e immediatamente ci va a colpire, che cosa dobbiamo fare in quel momento per poterci difendere? Come al solito vi faccio vedere la tecnica velocemente, la rallentiamo e poi ve la vado a spiegare in un secondo momento. Come si fa questo tipo di tecnica? Voi siete girati di schiena, probabilmente state facendo le vostre cose, state parlando con dei vostri amici, siete con la vostra famiglia e qualcuno da dietro viene e prova ad aggredirvi. Molte volte questa cosa capita anche semplicemente per un errore di persona, cioè vi scambiano per qualcun altro e allora vi aggrappano, vi girano immediatamente per colpirvi. Non vi daranno neanche il tempo di guardarvi in viso, quindi quando vi andranno a girare immediatamente troverete il pugno. Quindi bisognerà essere svelti a fare cosa? Con la mano destra entrare all'interno del corpo per bloccare il braccio, lo facciamo a rallentatore, per bloccarlo. Con la mano destra subito, come ho fatto io prima, una mano a mano rovescia che entra in viso o sull'orecchio. Potrei colpirlo anche nella parte bassa, sul fegato, nella parte alta, dove vi viene più veloce e più comodo da fare. In questo tipo di tecnica abbiamo scelto di farla qui. Dopo che ho fatto questo, ok, cosa farò? Non farò nient'altro, dopo che l'ho colpito, di fare un cambio mano. Da qui cambio la mano, quella che ha parato passa davanti, tutto il corpo si sposta, la gamba sinistra si mette da ostacolo, il braccio spingerà a terra e il vostro tallone che sarà sollevato basterà portarlo a terra per farlo cadere. Ovviamente chi pratica arti marziali, conoscendo le tecniche di caduta, cade e si rialza senza nessun problema. Una persona normale cade e non si rialza. Potrebbe capitare però che arriva qualcuno che è mancino, la tecnica è identica, vi acchiappa dalla parte opposta, con la mano destra andrete a parare, con la sinistra andrò a colpirlo, farò cambio braccio, gamba da ostacolo e lo farò cadere. Facciamolo in velocità. Hop!